Ciao Impallinati, ben ritrovati. Oggi vediamo il Ruger Phone della Doji LS61 e vi spiego anche perché state vedendo una recensione di un telefono sul mio canale. Come ho già detto dall'unboxing che potete andarvi a vedere, ho ricevuto il telefono dalla Doji in totale autonomia, l'ho scelto io e assolutamente non sono stato pagato in alcun modo dalla Doji per fare questa recensione. Ma in pratica come è andata? Beh, come al solito, cazzeggiando su Instagram qua e là, ti appaiono le varie pubblicità e come al solito gli algoritmi si fissano se solo gli dai l'adito di una qualche ricerca, e io infatti stavo cercando un Ruger Phone, un telefono anzitutto che fosse a basso costo e che sostenesse e riuscisse a far girare le applicazioni che mi servivano per giocare, e intendo i navigatori, i gestori come Atak per esempio, e che avesse anche un'autonomia abbastanza buona per sopportare il carico che queste app hanno. Il mio Samsung si era dimostrato poco durevole, eppure comunque ho una buona batteria, e la 52, chi è possessore di questo telefono lo sa già da sé. Insomma, cerca di qua, cerca di là, e continuano ad apparirmi sempre di più questi modelli della Doji, che devo dire sono anche decisamente accattivanti esteticamente. Per farla breve, ho cercato un modello che fosse economico, che avesse tutte quelle specifiche che vi ho appena detto, fosse di facile reperibilità, diciamo, per intenderci su Amazon, Banggood e quant'altro, in maniera sicura, e che fosse veramente indistruttibile, più o meno, insomma. Non come il mio, che si è rotto subito lo schermo. Esistono due modelli di S61, il 61 diciamo normale e il Pro, che non ho scelto perché non mi dava in più, non mi offriva praticamente in più cose che servissero al mio scopo. Nel dettaglio, le uniche differenze tra questa e la versione Pro sono la memoria interna di 128 GB rispetto alle 64 di questo, ma come ho detto devo montarci sopra 4 app primarie, dopodiché tutto il resto è secondario. Considerate che ho trasportato tutte le app del mio telefono che uso solitamente su questo e ho usato 7 GB, per cui ne ho da vendere. L'altra differenza è che nel Pro la telecamera ha 48 megapixel, qua ne ha solo 20, lo dico ironicamente, solo 20. Mi ricordo ancora quando nel laboratorio di architettura usavamo una macchina fotografica a 20 megapixel per fare i rilievi ed era già un sogno. Adesso i telefoni alle 20 megapixel, cioè voglio dire. La telecamera con cui sto girando cinematografica ha 20 megapixel. Inoltre la camera frontale, sempre nel Pro, ha 16 megapixel, mentre qua ne ha 8. Per tutto il resto, i due modelli sono identici, per cui capite, dagli 70 euro per questo, insomma, andiamo avanti. È un dual SIM con scheda nano per due nano, più memoria espandibile fino a 512 GB, per cui potete avere tutta la memoria di questo mondo, e mettere due numeri di telefono. Connettività ovviamente GPRS, Edge, G4, G3, insomma, Wi-Fi, Bluetooth, USB on the go, che fa anche da ricarica con una USB Type C nella parte posteriore, GPS, e ci mancava solo che non ci fosse il GPS, lettore delle impronte, tra l'altro messo in una posizione molto intelligente e comoda sul tasto funzione laterale per sbloccare. Potete salvare anche diverse impronte a seconda di come lo prendete, ok?
funziona molto bene. Poi un altro tasto sul lato sinistro, che è il tasto funzione, prima ho detto tasto funzione ma intendevo tasto di accesso home, qua c'è un tasto funzione sul lato sinistro che può essere programmato in tre maniere diverse a seconda se lo premete una volta. In questo caso gli ho messo la telecamera subacquea, sì, perché è ovviamente water resistant, ma ne parleremo fra un po', annulla. Oppure se lo premete due volte, ho acceso la luce posteriore apposta, track, oppure tenendolo schiacciato a lungo, e in questo caso ho deciso di attivare la registrazione vocale. E water resistant, come vi ho detto, con specifiche classificazioni IP68, per cui non solo contro l'acqua ma anche contro la polvere, insomma contro gli agenti atmosferici, contro tutto, e sono specifiche militari, è quello che appunto stavo cercando. Spegniamo sta luce che vi sta dando fastidio. Come abbiamo detto, abbiamo due telecamere, una frontale e una primaria, ma in realtà ne abbiamo un'altra della Sony. E attenzione ragazzi, questa è abilitata alla visione ad infrarossi, quindi è una telecamera per la visione notturna. Sì, avete capito bene. Certo, non avete un visore notturno, la telecamera deve essere aiutata da un infrarosso, come vedete in questo istante, ma nella telecamera non si vede, però insomma funziona molto bene. Qua adesso non è sufficientemente buio, ma se è buio si accendono gli infrarossi. Altre funzioni sulla telecamera non sto ad elencarvele, credo che non vi interessino più di tanto. Comunque al filtro bellezza, se volete, ha anche il time lapse, ha la funzione HDR, se non mi sbaglio ha il time lapse, l'ho già detto, sì, la GIF, insomma qualche funzione ce l'ha. Il sistema operativo è un Android versione 12, il chip è un Helio G35, la CPU ha un processore octa-core da 2.3 GHz della Cortex, l'A53, e cioè gira bene ragazzi, scorre in maniera tranquilla, possiamo paragonarlo a un Samsung. Cioè, ormai oggi i telefoni, ragazzi, cioè, sono tutti buoni, sono tutti papabili ad un certo punto. Non supporta Java, ovviamente fa video, legge la musica, insomma, ha le funzioni di ogni smartphone, come le mail, gli SMS, ma mi sembra di entrare nel banale, nell'ovvio. Lettore di documenti, PDF e quant'altro. La batteria non è removibile, purtroppo. Ma attenzione, abbiamo una batteria da 5180 mAh, cioè una bomba che vi durerà. Io ho fatto già dei test lungamente con le applicazioni che girano anche in background, utilizzandolo in maniera veramente heavy. Ha tenuto ben 48 ore, ragazzi, sì, due giorni completi di carica prima di morire e di scaricarsi. Chiaramente questo è un dato importante, soprattutto perché l'intenzione mia è di utilizzarlo appunto come navigatore, come strumento per la navigazione, per quelle app che sappiamo che consumano, viaggiano parecchio, continuano a cercare, a fare, quindi in qualche maniera possono magari abbassare la batteria a una quarantina di ore, comunque più che sufficiente per qualunque tipo di nostre giocate, diciamo. Le dimensioni sono 167,4 x 81,4 x 14,6, sicuramente sono delle dimensioni importanti, ma non dovete certo pensare a un'ulteriore custodia per questo tipo di telefono, per cui insomma va benissimo.
Il pannello LED è protetto da un Gorilla Glass, oltre al vetro temperato che gli fanno mettere sopra come protezione ulteriore fornita direttamente nella scatola, l'avrete visto nell'unboxing, e il LED è un IPS LCD da 16.000.7 milioni di colori, 6 pollici, 720x1440 pixel, ratio 18 noni. È molto luminoso, anche in una piena giornata si vede benissimo con la luce del sole che gli spara addosso. La domanda è: va in overheat? Anche questo telefono va in overheat, ma non da solo, non per l'uso, va in overheat quando lo lasciate al sole. Io ho fatto anche questo test, in realtà ero sulla sdraio a ascoltarmi la musica e lui era nero sotto un sole, ma io parlo di quel sole che c'è stato quest'estate che forgiava 80 gradi diretti, che spaccava qualunque cosa. E vi devo dire che li stavo usando entrambi, la differenza è che questo non ti dà nessun preavviso, fa un suonino breve e muore di colpo, cioè si spegne per andare in protezione, mentre il Samsung, a differenza, invece spegne le applicazioni e ti manda un messaggio, quindi va in una sorta di standby ancora acceso, quindi non si spegne, mentre questo proprio si spegne, che infatti ho detto oddio l'ho bruciato, invece no, poi bastava raffreddarlo un attimino, veramente pochi istanti, buttandoci sopra l'acqua con la pompa, perché ovviamente è super impermeabile, ed è ripartito benissimo, ma è andato in overheat una ventina di minuti dopo il Samsung, per cui ovviamente anche in questo senso ha dimostrato di essere più coriace, più rugged. Ricordo che questo costa 150 euro in più. Allora, ragazzi, direi che i processori lo rendono veloce quanto serve. Li ho installato già sopra le applicazioni più importanti come ATAC, Ares Alpha, piuttosto che Maverick o Outdoor Active, eccetera, eccetera. Funziona molto bene, fluidamente, non avete nessun tipo di problema nel momento in cui l'attivate, entrate praticamente subito nella funzione mappe. Ho scaricato le mappe di Google, l'ho installate senza nessun problema, si muove decisamente in maniera fluida, sia le zoomate che tutto quanto, sia le applicazioni, le funzioni di ATAC in tutte le sue caratteristiche. Adesso mettiamo un segno qua, adesso zac, 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 ok. Va bene, funziona tutto, no problem, se voglio cancellare, cancello, yes, via, voilà, funziona, viaggia molto bene, è precisissimo anche sotto l'aspetto del bussolamento, chiaramente, cioè queste cose qua, anche senza stare a tararla, comunque funzionano molto molto bene, anche ho notato durante la navigazione, spostandomi, facendo alcuni percorsi, trovava perfettamente subito la direzione in qualunque modo, insomma, non patisce sotto questo aspetto, e evidentemente oggi i telefoni anche economici, oddio, questo in una fascia medio-bassa, diciamo, non è proprio basico, non costa 100 euro, ma io non ho cercato neanche una cosa che costasse veramente così poco, perché appunto, come vi dicevo, abbiamo bisogno nel gioco di utilizzare magari delle app come ATAC oppure Ares Alpha oppure Maverick, che comunque sono dei GPS che comunque spingono e devono essere in qualche maniera affidabili, e quindi con questo tipo di telefono posso pensare di sostituire addirittura il GPS, avendo tutto in un unico strumento, considerando che il telefono è anche molto importante quando sappiamo, magari riusciamo a trovare campo nei campi da gioco in cui andiamo e le radio non arrivano, sappiamo quanto è importante, quindi in un unico oggetto abbiamo magari due cose fondamentali. Poi oggi ci sono questi pratici sistemi da tattico che io non posso più usare perché non ci vedo, devo tenerlo lontano. Vabbè, ma questo non vi interessa. Beh, insomma, ragazzi, per fare una comparativa sulla velocità dei processori possiamo fare come fa il grande
i grandi recensori, adesso non faccio nomi perché non voglio neanche paragonarmi, di tecnologia, ma proviamo con l'apertura di YouTube, che dovrebbe essere tra queste, sì, ad esempio, mentre io ce l'ho già qua, guardiamo un attimo. Ci mette un attimino di più, l'abbiamo visto. Vedete, scatta anche un pelo di più, questo è più fluido, chiaramente il Samsung, mentre lui ha un minimo di scattosità, ma voglio dire, sì. Chiaramente stiamo parlando di oggetti che comunque vanno benissimo. Proviamo a aprire un'altra cosa che sia, che ne so, un Instagram. Track. Questa volta Instagram si è aperto prima da questa parte qua, e anche qua su Instagram va benissimo, forse qualche scatto in più rispetto a un Samsung, torno a dire, sono bazzeccole per quello che mi riguarda, soprattutto per l'uso che ne devo fare. Appunto, apriamo un Facebook, leggermente più veloce, arriva subito dopo lui. Questo era già un gran telefono comunque, attenzione. Cos'altro potrei aprirvi? Che ne so, la mia banca e darvi tutti i miei averi? Proviamo con un Spotify. E qua nettamente più in fretta rispetto all'altro. Ricapitolando, un Ruger Phone che mi piace esteticamente, robusto, impermeabile, con appunto IP68, che era una delle caratteristiche più importanti, batteria lunga che dura veramente un'infinità rispetto a quanto siamo abituati con questo tipo di telefoni. Schermo luminoso, applicazioni che funzionano, quelle che a me servono per il gioco Airsoft, lo posso prendere con me e non preoccuparmi granché appunto di rovinare un telefono che ho pagato molto di più, me lo ficco lì senza più neanche bisogno della custodia. Fateci un pensiero, poi fate voi se vi può essere utile uno strumento del genere o meno. Io l'ho trovato molto utile, telecamera notturna, che vai a sapere, ogni tanto può essere anche utile. Vai a, cioè, insomma, siamo dei gadgettari noi maschietti, per cui ci piace qualunque gadget offra la questione. Peccato che non abbia la telecamera termica, perché alcuni telefoni oggi offrono anche la termica, ma costano di più. Insomma, lo trovate su Amazon facilmente, dateci un'occhiata e fateci un pensierino. Doji S61, insomma, da Pio 3 direi che per oggi è tutto. Fatemi sapere se ne avete uno, come vi siete trovati, nei commenti scrivetemi qualcosa. Seguitemi su Facebook o anche su Instagram, Papa Oscar Terra 3, dove metto anche dei contributi che chiaramente non riesco a mettere qua sul tubo, ma perché sono anche differenti. Insomma, fate quello che meglio credete. Da Pio 3 e Doji per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao là, impallinati. That I gotta go, dawg. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when they throwing a fastball. Just too quick for it. Peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to.